Se sei fan di Sabrina Salerno, sicuramente conosci già Enrico e Luca Maria Monti, gli uomini più importanti della vita della cantante. Enrico è il marito di Sabrina, mentre Luca Maria è il loro figlio. Questa famiglia è il pilastro della vita affettiva e privata della bellissima Sabrina, icona degli anni 80 che sta tornando alla ribalta con il nuovo show televisivo, L'Acchiappatalenti, su Rai 1, presentato da Milly Carlucci. La storia d'amore tra Sabrina e Enrico ha inizio molti anni fa, durante il periodo di successo discografico della cantante. Sabrina ha raccontato che si è subito resa conto che c'era qualcosa di importante tra loro. All'inizio, però, entrambi erano impegnati. Enrico era sposato e appena diventato padre, mentre Sabrina era felicemente fidanzata. Nonostante ciò, Sabrina ha affermato che in Enrico ha visto un amore salvifico. Il primo incontro tra Sabrina e Enrico è stato indimenticabile per entrambi. Enrico ricorda ancora con emozione quella serata, quando andò ad un concerto di Sabrina e cenò insieme a lei. Un anno dopo, i due si sono rincontrati e da lì è nato un grande amore che li ha portati al matrimonio nel 2006. Sabrina Salerno è una mamma devota e innamorata di Enrico e Luca Maria Monti. Il legame con il marito e il figlio è speciale e profondo. Luca Maria è il frutto dell'amore tra Sabrina e Enrico, e la cantante ha dichiarato di aver cercato di fare del suo meglio nel ruolo di mamma. Luca Maria, oggi diciottenne, è descritto come un ragazzo bravo, sensibile, profondo e razionale dalla sua orgogliosa madre. Essere il figlio di una icona del mondo dello spettacolo non è stato facile per Luca Maria. Alla scuola veniva spesso messo in discussione il suo rapporto con la madre famosa, ma con il tempo è riuscito a vivere una vita normale. Luca Maria ha confessato che solo sua madre riesce a fargli parlare e a capire veramente cosa prova. In conclusione, la relazione tra Sabrina Salerno, Enrico e Luca Maria Monti è un esempio di amore, rispetto e coesione familiare. La cantante è grata di avere accanto a sé due uomini così importanti e fondamentali nella sua vita. La famiglia Monti Salerno è un vero e proprio punto di riferimento per Sabrina, che li considera i suoi pilastri nella vita privata e affettiva.